Il progetto ha prospettiva. Questo è il primo commento a caldo da parte dei sindacati che questa mattina a Roma hanno incontrato i vertici di MSC per l'illustrazione del piano industriale per lo stabilimento Wärtsilä di Bagnoli. Secondo quanto riferito dai rappresentanti sindacali, MSC ha in mente di produrre a Trieste 1000 carri ferroviari e 3000 carrelli, oltre alla manutenzione e revisione di circa 1000 carri all'anno. Un progetto che comporta circa 104 milioni di investimento, il cui sviluppo si dividerà in 5 fasi, secondo una tempistica che parte a metà di quest'anno e arriva fino al 2027. A livello di forza lavoro è stato spiegato dai vertici del colosso MSC che verranno trasferiti circa 300 dipendenti di Wärtsilä oggi in esubero. Saranno inseriti gradualmente nei 36 mesi di cassa integrazione che accompagnerà il piano industriale e la maggior parte dei dipendenti entrerà in servizio tra il 26 e il 27, mentre una parte minore in due step già a partire da luglio di quest'anno. Ulteriori 100 addetti potrebbero aggiungersi per l'attività di manutenzione dei 1000 carri annui. Cautamente ottimisti i sindacati che, prima di entrare nel vivo della discussione per arrivare a un accordo, sono in attesa di conoscere il buon esito delle richieste avanzate da MSC alle istituzioni. Fabio Canitisek, RSU FIM CISL. Soprattutto è un progetto che potrebbe avere sviluppi anche di assunzioni maggiori con implementazione di attività come quelle di manutenzione dei carri che al momento non sono previste come start-up immediato, anche se nei 24-36 mesi, ma di prospettiva futura. Quindi tutto è positivo, c'è soltanto il punto essenziale che tutto è condizionato dall'accettazione da parte innanzitutto delle istituzioni di una serie di condizioni economiche, doganali, di interventi strutturali che stanno ancora verificando. Prossimo incontro il 9 maggio in Confindustria, secondo appuntamento il 28 maggio.